Quando si parla di lavoro e di differenze di genere, spesso si sa soltanto che le donne lavorano meno degli uomini. In effetti esiste un gap di occupati di circa 20 punti tra i due sessi. Ma in pochi sanno che l'Italia è messa male anche sul fronte del gap retributivo tra uomini e donne, che magari fanno lo stesso lavoro e con le stesse mansioni. Nel 2016 il genere femminile ha percepito mediamente retribuzioni del 12% più basse rispetto a quelle maschile. E tra i laureati il gap retributivo di genere sale addirittura al 30%. Il nostro paese è al 126esimo posto per divario salariale. Inoltre le donne sono più spesso precarie, a part-time, e subiscono più interruzioni di carriera per responsabilità di assistenza familiare. Di queste poi il 60% non ritorna nel mondo del lavoro prima dei 5 anni dalla nascita del figlio. Asili e servizi alla maternità che mancano, enti locali con l'acqua sempre più alla gola, welfare pubblico che arretra. Sono queste le cause del crollo della natalità, le ragioni che al tempo stesso mettono in difficoltà le mamme nel tentativo di mantenere un posto di lavoro. Tutto ciò mentre i governi tagliano diritti e li sostituiscono con i bonus e le mancette una tantum. Tutto questo si traduce anche in un divario pensionistico di genere e in un maggior rischio di povertà e di esclusione sociale per le donne. Ma la mancata partecipazione femminile al mondo del lavoro è un danno enorme alla società intera. Si pensi che a livello mondiale una riduzione del gap del 25% genererebbe maggiore ricchezza pari a 3,5 mila miliardi di dollari, quasi il triplo del nostro PIL. Ecco perché il Movimento 5 Stelle ha messo a punto una proposta di legge che si muove su due direttrici. Da una parte, con misure per contrastare a monte il gap retributivo di genere attraverso incentivi per le aziende che non discriminano, e dall'altra con provvedimenti che favoriscono la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la partecipazione delle donne al mondo del lavoro. Nello specifico, la legge del Movimento 5 Stelle inserisce nel codice delle pari opportunità tra le discriminazioni indirette anche quelle che riguardano l'organizzazione del lavoro, a partire dagli orari, e che comunque limitano le possibilità di carriera delle donne. Sono poi previsti sistemi di audit aziendale interno per prevenire e contrastare le disparità di genere e, come detto, si contemplano norme premiali sotto forma di detrazioni d'imposta per le imprese che rimuovono le discriminazioni. Inoltre introduciamo in via sperimentale il curriculum anonimo. Secondo le esperienze già intraprese in Europa, da Spagna, Regno Unito, Francia, Germania, Olanda e Svezia, per combattere le discriminazioni contro le donne, gli over 50 e altri soggetti svantaggiati. Lo scopo è quello di far valere nel mercato del lavoro italiano le skills e le competenze, al posto della condizione familiare o alle caratteristiche personali. Si prevede poi una premialità di 150 euro al mese per 3 anni dalla fine della maternità per le donne che rientrano al lavoro e sgravi contributivi per 3 anni per le imprese che mantengono al lavoro le lavoratrici dopo la nascita dei figli. In più viene innalzato l'importo detraibile per l'assunzione di colf e badanti e si prevede poi l'aumento dell'indennità per il congedo parentale dal 30% all'80% della retribuzione. Si rifinanzia inoltre il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi per realizzare più asili nido. Introduciamo inoltre l'esenzione dal pagamento del contributo unificato nei processi intentati da chi agisce contro le discriminazioni in violazione del codice delle pari opportunità. E infine proroghiamo per il 2019 il regime pensionistico sperimentale opzione donna per le lavoratrici con 57, 58 anni e 35 anni di contributi. Insomma, il Movimento 5 Stelle conosce i problemi delle donne italiane nel paese reale e agisce con concretezza per rimuovere gli ostacoli che non consentono il rispetto della nostra Costituzione. Grazie e continuate a seguirci.